Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. La Procura di Torino ha indagato i genitori della bambina di 7 anni italiana ricoverata d'urgenza lo scorso ottobre all'ospedale infantile Regina Margherita dopo aver contratto il tetano. In quell'occasione si scoprì infatti che la piccola, come pure suo fratellino, non erano mai stati vaccinati né contro il tetano né contro altre malattie. Nel fascicolo si contesta ai genitori il reato di lesioni colpose. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a questa indagine? Andiamo a sentire. Bisogna vedere appunto se è una testardaggine dei genitori quella di accanirsi a non voler vaccinare i bambini. Allora è giusto che facciano delle indagini per capire bene, perché ultimamente ci sono stati troppi casi di bambini che poi si sono ammalati, alcuni sono anche morti o hanno rischiato di contagiare i bambini che magari per motivi di salute non possono essere vaccinati. E io parlo in generale dei vaccini in generale, e quindi sì, ci sono delle cose che quando si sa che la medicina può prevenire bisogna intervenire, ecco, e fare dei dovuti vaccini, dovuti controlli. Quindi è anche giusto che quando succedono cose di questo genere ai bambini non vaccinati vengano fatte delle indagini. Sì, anche perché io so che i vaccini mi sembra che siano anche gratuiti e quindi ostinarsi a tenere a freno, no? Questa cosa non ha senso, secondo me. Io ho un figlio, ma l'ho sempre portato a fare i vaccini che la legge prevedeva di fargli fare. Non ti spaventano tutte le teorie che parlano di conseguenze gravissime? Perché in tutte le cose c'è la probabilità su un milione che un bambino magari possa avere una... Ma questo fa parte di ogni cosa, anche nelle cose che mangi. Uno può diventare allergico, ad esempio, a qualcosa e senza saperlo e stare male. Però nella stragrande maggioranza no, è un bene per tutta la società, io credo sicuramente, ecco. Io sono favorevole a quello che dice la scienza. Io non sono un medico, per cui non posso esprimere un giudizio né in un senso né nell'altro. Mi pare che le vaccinazioni siano, mi pare, indispensabili. Il fatto che si venga a creare molto spesso una polemica proprio relativa a questo, alle conseguenze che possono dare i vaccini, cosa ne pensa? Perché secondo lei c'è questa polemica? Perché in Italia c'è sempre una polemica e niente, ma questo non mi interessa e non mi riguarda. Favorevolissimo che vengano indagati. Come mai? Perché il non vaccinare i propri figli, oltre a esporre a un evidente pericolo i bambini stessi, ma espone anche a un pericolo tutti gli altri bambini, perché può essere il loro bambino non vaccinato un portatore di virus e quindi pericoloso anche per gli altri. Diciamo un paragone che non c'entra niente, chi guida la macchina ubriaco rischia di far male a se stesso e peggio per lui, ha scelto di far così, ma se va addosso a un altro causa un danno a una persona innocente e quindi va perseguito adeguatamente. Non c'entra molto come paragone, come tutti i paragoni calzano fino a un certo punto, però in sostanza il vaccinare i bambini, i propri figli, è una responsabilità verso loro ma anche verso tutti gli altri bambini. Qual è la reale fonte, la reale radice di questa polemica contro i vaccini secondo lei? Un'ignoranza che si sta sviluppando nella società attuale, non credo solo in Italia, in cui una capacità sconosciuta fino a poco tempo fa di esprimere le proprie opinioni a prescindere dalla loro validità fa sì che riescano a correre, a espandersi opinioni le più risibili, le più sciocche, le più di pancia
che possano esistere. Lo scienziato una volta veniva bruciato vivo, poi abbiamo fatto dei progressi, adesso non bruciamo più nessuno ovviamente, però credo che la semplicità, per chiamarla così, di tante persone fa dei bei danni. Grazie.